Questo museo è dedicato all'eredità scientifica del gruppo Delrigo Fermi. Lo stesso edificio in cui ci troviamo è parte del percorso museale. Grazie alla combinazione di oggetti e pannelli tradizionali con moderne installazioni multimediali, scopriamo come l'esplorazione della materia si sia intrecciata con gli avvenimenti storici del Novecento. In questo luogo Fermi e i suoi collaboratori fecero delle scoperte fondamentali sulla fisica nucleare, ma anche altro, e hanno posto le basi della fisica italiana moderna. La teoria del decadimento beta e appunto la scoperta della radioattività indotta dal rallentamento dei neutroni hanno avuto luogo proprio all'interno di queste mura. In questo palazzo è passata la storia della scienza, ma anche la storia del Novecento, con tutti i suoi sviluppi drammatici. Enrico Fermi è considerato un gigante della fisica del XX secolo. Non a caso è stato definito l'ultimo uomo che sapeva tutto, perché in lui si combinavano perfettamente il fisico teorico e il fisico sperimentale. Ci lascia una grandissima eredità, prima di tutto un metodo di lavoro, poi una capacità di insegnare straordinaria. Infine, un aspetto fondamentale è stata la sua capacità di creare dei gruppi che lavoravano in modo coeso e collaborativo. È riuscito a farlo sia quindi a Panisperna, sia in seguito negli Stati Uniti. E da tutta la sua enorme rete di collaborazioni è nata una generazione di fisici che ha lavorato poi in tutto il mondo e nelle discipline della fisica e nelle discipline vicine alla fisica. L'idea è che un giovane che viene qua si fa un'impressione di come erano le cose dal lato pratico, i tavoli, gli esperimenti erano molto semplici, ma soprattutto si fa un'impressione dello sviluppo delle idee di questo gruppo fantastico di cui noi abbiamo ora l'onore del mantenimento della memoria. A tutti, siamo Miriam Focaccia, storica della scienza, e Marco Garbini, fisico sperimentale. Siamo ricercatori del Museo Storico della Fisica, Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. Ringraziamo innanzitutto la società per questo invito, che è particolarmente gradito perché proprio al dialogo tra storia, didattica e divulgazione in quest'ultimo periodo stiamo dedicando particolare attenzione, diciamo, al core della nostra attività. Il Museo Enrico Fermi, eccolo qua, dalla fine del 2019 ha sede nella palazzina di via Panisperna, dove dagli anni 80 dell'Ottocento era il Regio Istituto di Fisica, dove poi negli anni 30 del Novecento Enrico Fermi e i suoi collaboratori portarono avanti i famosi esperimenti sulla radioattività artificiale indotta dai neutroni rallentati, esperimenti fondamentali che poi portarono il Nobel per la fisica Fermi del 1938. Oggi, ecco, questa è la foto iconica dei ragazzi. Oggi la palazzina di via Panisperna è sede non solo del museo, ma anche del centro ricerca Enrico Fermi, che è un giovane moderno ente di ricerca nato nel 1999 grazie a una legge parlamentare bipartisan che ha avuto proprio l'intenzione e lo scopo di dare nuovamente una funzione scientifica a questo complesso monumentale.
Ed è un ente che nasce con una duplice missione, vale a dire da un lato portare avanti ricerche di punta con uno spirito interdisciplinare che era proprio quello stesso di Enrico Fermi e dall'altro mantenere e diffondere la memoria storica di Enrico Fermi, del gruppo, dei suoi collaboratori e dei protagonisti che hanno vissuto un'epoca fondamentale per la storia della fisica italiana, e questo grazie all'installazione appunto di un moderno museo e grazie ad una forte attività di outreach. Questo museo nasce da una mostra itinerante che è stata portata per la prima volta a Genova al Festival della Scienza nel 2015 con il titolo Enrico Fermi, una duplice genialità tra teorie ed esperimenti, quindi poi trasportata l'anno successivo a Bologna, per arrivare poi a essere installata, diciamo, stabilmente al piano terra della Palazzina nel 2019, quando appunto la palazzina è stata consegnata all'ente, è diventata la sede del centro Fermi. E proprio attraverso, come si diceva nel video, l'identificazione di una dozzina di passaggi particolarmente significativi, sono state presentate le tappe più importanti della vita scientifica di Enrico Fermi, delle sue scoperte, combinando in maniera originale oggetti e pannelli tradizionali con appunto installazioni interattive. E il museo nasce proprio dalla volontà di preservare e diffondere la memoria storica di Fermi, ripeto, in un periodo in cui la fisica italiana fu veramente al centro del panorama della fisica internazionale. E lo stesso complesso monumentale fa parte integrante del percorso museale, con particolare riferimento alla fontana dei pesci rossi che è collocata nel cortile interno del complesso e che è il primo sito storico italiano della European Physical Society, inaugurato nel 2012, ma c'è anche la scalinata d'ingresso della palazzina che è stata immortalata nel 1931 in occasione del primo congresso internazionale di fisica nucleare, poi al primo piano ci sono i corridoi, no, ricordati da Segreo, da Laura Fermi, dove appunto i ragazzi correvano nel corso degli esperimenti del 1934. E che dire dei visitatori del nostro museo? Beh, il nostro pubblico di elezione sono sicuramente le scuole, ma la mostra è aperta anche appunto al pubblico generico. E dopo la parentesi del Covid, le attività del museo sono effettivamente ripartite a marzo del 2022. A quell'epoca, a quella data, si è insediato un comitato tecnico-scientifico composto da ricercatori dell'ente, di cui io e Marco facciamo parte, che è un comitato che si occupa dell'organizzazione, dell'implementazione e della gestione del museo, e questo per sottolineare come appunto esista un dialogo continuo tra ricerca e divulgazione, poiché appunto tutte le attività di gestione del museo sono portate avanti dal personale di ricerca dell'ente. Quindi le scuole oggi rappresentano il target principale del nostro pubblico e il museo è aperto alle scuole nella giornata del mercoledì mattina. Scuole che provengono da tutta Italia, ma abbiamo ospiteremo anche a breve anche scuole straniere che provengono dalla Danimarca, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Romania, veramente abbiamo un ampio pubblico. E sebbene il nostro target principale siano le scuole superiori di secondo grado, considerati, no, gli argomenti trattati, dal marzo scorso abbiamo organizzato alcune visite pilota anche per gli studenti più giovani, diciamo il target delle scuole medie, quindi 11-13 anni, visite che hanno avuto un successo straordinario. Chiaramente questo ha comportato la creazione di un linguaggio particolare adatto alla preparazione degli studenti, e così come anche l'utilizzo di materiali didattici e giochi educativi che sono stati realizzati appositamente per l'occasione.
Sempre nel mercoledì mattina il museo è aperto anche alle società e alle organizzazioni scientifiche, mentre per la cittadinanza abbiamo organizzato degli open day che fino all'ultima primavera erano bimestrali, ma visto il successo e la grande richiesta, da quest'autunno verranno organizzati mensilmente. E come dimostrano le presenze registrate appunto nell'ultimo periodo, praticamente da marzo del 2022 il museo è stato visitato da oltre 4.000 ospiti, l'interesse per questo museo è in continua crescita. Questo grazie anche a tutto il lavoro di comunicazione che attraverso campagne mirate di fidelizzazione sta contribuendo attivamente alla scoperta di questo museo da parte di fasce sempre più ampie di visitatori. Il Museo Enrico Fermi è entrato anche a far parte dell'Associazione Musei Scientifici Italiani, questo perché, come dire, il nostro intento, la nostra politica è quella di creare rete, quella di inserirci all'interno di network per poter dialogare con appunto chi si occupa di divulgazione scientifica e di museologia. Alle attività strettamente museali si affianca tutta un'azione di outreach molto forte. Innanzitutto il CREF fa parte del network Scienza Insieme, che unisce i principali enti di ricerca e alcune università del Lazio, dal CNR all'ENEA, dall'INFN a Sapienza, Tor Vergata, Cineca, eccetera, e proprio allo scopo di portare avanti la divulgazione scientifica. E con Scienza Insieme saremo presenti a fine mese per la Notte Europea dei Ricercatori a Roma, dove presenteremo non solo, diciamo, la storia, no, dei ragazzi di Via Panisperna, ma anche tutta una serie di esperimenti, exhibit, pensati soprattutto per il pubblico degli studenti e comunque per un pubblico generico di curiosi. Siamo anche partner del Festival della Scienza di Genova e anche nell'edizione di quest'anno saremo presenti, parteciperemo alla Maker Fair di Roma e anche alla Future Week con tutta una serie appunto di attività di divulgazione, conferenze, exhibit, dimostrazioni, sempre pensate per un pubblico come dire, generale. E perché? Perché appunto siamo persuasi della centralità del concetto di citizen science, vogliamo divulgare la scienza in maniera diversificata, accattivante, divertente, proprio per avvicinare il pubblico ai contenuti scientifici in maniera semplice e innovativa. All'interno del nostro ente sono così presenti anche dei laboratori, cioè per esempio un laboratorio di fisica applicata ai beni culturali, un altro laboratorio di fotonica che vengono utilizzati attivamente nei nostri percorsi di apprendimento negli studi e delle materie scientifiche, e quindi è un dialogo che proprio prosegue attraverso l'attiva partecipazione delle ricercatrici e dei ricercatori dell'ente alla divulgazione e alla disseminazione scientifica. E centrale in questa fase della vita dell'ente è sicuramente stata il ruolo della comunicazione, che è riuscita a creare un'identità forte sia a livello, come dire, di ente di ricerca, sia come punto di riferimento per la diffusione della memoria storica legata a Enrico Fermi. E a questo scopo sono state anche organizzate proposte formative di alto livello, come conferenze rivolte ad esperti, ma anche alle scuole e appunto al pubblico generico, ma conferenze affidate a storici della scienza, a storici della fisica, che sono oggi presenti sul canale, sul nostro canale YouTube, così come abbiamo organizzato presentazioni di libri, proiezioni di film scientifici, sempre legati alla storia della fisica del Novecento, legata poi all'eredità di Via Panisperna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di rendere la visita al museo, al centro di ricerca Enrico Fermi, un'esperienza unica in un dialogo continuo tra storia, divulgazione e didattica della scienza.
E ora lascio la parola al mio collega Marco Garbini, che è responsabile del nostro progetto di outreach di punta, Extreme Energy Events, oltre che di altre iniziative. Ok, io uso questo. Grazie. Intanto ringrazio anche io per questo invito, mi fa molto piacere essere qui e raccontarvi un po' quello che noi facciamo dal punto di vista dell'outreach nel momento in cui, staccandoci un po' dalla parte museale, che, alla quale comunque contribuiamo, come ha detto Miriam, essendo noi partecipi stessi, nonché guide, nonché comparse del video, quindi questa partecipazione attiva a questo livello di outreach poi prosegue con il fatto che molte delle attività di ricerca che vengono fatte poi hanno correlate per mission del nostro ente attività di outreach. Quindi vi darò alcune indicazioni, alcuni dettagli di queste attività. La prima che vi racconterò, poche slide ovviamente, è quella di Extreme Energy Events, che è insomma, il progetto del quale sono responsabile del Centro Fermi, ma anche responsabile nazionale. Vi farò vedere che cos'è. E poi abbiamo attività di outreach già un po' accennate da Miriam, che riguardano la linea di ricerca della fisica applicata ai beni culturali, la fotonica computazionale. Abbiamo anche, cerchiamo anche insomma di portare al grande pubblico le attività legate alla radio e adroterapia, alla quale insomma sulla quale abbiamo una piccola linea di ricerca anche al CREF. E poi stiamo iniziando, come diceva Miriam, una serie di collaborazioni, una di queste è con il professor Gantini di Sapienza, cercando di costruire, lo faremo già a partire da quest'anno, un progetto PCTO per le scuole basato su queste insomma nuove discipline STEM che cercano di avvicinare gli studenti alle discipline insomma scientifiche in modi innovativi anche dal punto di vista didattico. Quindi, insomma, vi racconterò un po' alcune pillole di questo progetto, ma veramente velocemente. Ora, per quanto riguarda il progetto AAA, intanto non so se lo conoscete, se ne avete mai sentito parlare, però l'anno prossimo festeggeremo i 20 anni di progetto AAA. È un esperimento sui raggi cosmici con una duplice anima. Una è appunto fare misure su raggi cosmici utilizzando dei rivelatori a terra, e l'altra è quella di educare alla scienza i giovani delle scuole superiori italiane. Ora è un'attività fatta in collaborazione dal Centro Fermi e l'INFN, poi insomma si collabora anche con il CERN, università e altre istituzioni sia italiane che straniere. E al momento, ad oggi, ci sono circa 60 telescopi, cioè 60 rivelatori di particelle che sono installati in circa altrettante scuole, perché oltre alle scuole abbiamo qualche telescopio in laboratori o in università, e oltre a questi ci sono scuole che partecipano al progetto senza avere questo rivelatore di particelle che gli permette insomma, di far misure un po' di fisica avanzate, e ogni anno mediamente abbiamo circa un migliaio di studenti che partecipano attivamente al progetto. Il progetto ha insomma il progetto Extreme Energy Events ha una unicità che risiede nel fatto che gli studenti sono i veri protagonisti, almeno cerchiamo di fare in modo che gli studenti siano i protagonisti di tutto l'esperimento, dalla costruzione dei rivelatori che essi fanno al CERN, non è sfruttamento di lavoro minorile, ma è semplicemente rendere partecipi gli studenti di una fase molto importante in cui si vede come un materiale semplice che può essere vetro, plastica, può diventare un rivelatore di particelle subnucleari. La cosa è un po' insomma particolare, no? Sei un giovane, intanto vai al CERN una settimana, fai un'esperienza di vita da scienziato in uno dei più grandi laboratori mondiali, per cui insomma è abbastanza d'impatto per gli studenti. Poi partecipano a tutte le fasi, dall'installazione al monitoraggio, alla presa dati, all'analisi dati. Facciamo dei meeting mensili online in cui ci raccontiamo come stanno andando le cose. Facciamo anche dei meeting in presenza. Storicamente la nostra sede di incontro è il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice, ma abbiamo fatto anche degli incontri a Torino e anche a Grosseto, anche a Bari, direi. Quindi l'unicità di questa rete, che è poi la forza del progetto AAA, una rete che si crea tra le scuole, che ha permesso di superare, direi anche abbastanza brillantemente, un periodo particolare come quello del Covid, con scuole chiuse e rivelatori ovviamente spenti, quindi poca attività sperimentale, ci ha permesso brillantemente di avere questa rete che ancora
diciamo, funziona perfettamente. Cioè queste 60 scuole col telescopio più le altre, insomma 100 scuole che sono strettamente connesse tra loro per fare questa attività. Abbiamo poi uno spin-off che ci fa così vincere facile con gli studenti, il fatto che abbiamo costruito un piccolo rivelatore nel 2018 per andare a fare una missione intorno alle isole Svalbard, insomma verso il Polo Nord, e questo piccolo rivelatore è piaciuto abbastanza anche al CNR, che ci ha ospitato, ci sta ospitando dal 2019 nella base artica di Nialisund, base scientifica in cui noi abbiamo piazzato tre rivelatori. Quindi abbiamo tre rivelatori che sono di raggi cosmici, che sono al momento quelli più a nord che almeno io conosco, con i quali prendiamo dati. Ora, su questi è un po' più complicato mandare gli studenti a lavorare, perché una missione al Polo Nord non è banale, ma sicuramente loro partecipano all'analisi dati, quindi si divertono abbastanza con questo. Ora, ovviamente, insomma, vi sto raccontando abbastanza questo progetto, perché è il progetto in cui lavoro per il 90% del mio tempo, quindi insomma. E questo è tutto quello che abbiamo fatto dal 2021. Ho un po' selezionato, però considerate che ogni mese, finché c'è scuola, durante l'anno scolastico, facciamo un incontro online al quale praticamente siamo sempre full di presenze con gli studenti. Poi facciamo anche dei seminari, partecipiamo a eventi internazionali sui raggi cosmici, come, per chi lo conosce, l'International Cosmic Day, è una giornata che riguarda tutto il mondo e si fa lavoro sui raggi cosmici tutti insieme, e poi ce ne sono altre, notte europee dei ricercatori e quant'altro. Ora, andando, e qui cerco di essere il più preciso, anche se non è esattamente la parte del mio lavoro, abbiamo, come ha detto Miriam, al piano meno uno, dove, se non sbaglio, Miriam, correggimi perché te sei quella più storica, c'era al tempo di Fermi il radio con cui facevano tutte i vari giochini i ragazzi di via Panisperna. Ora abbiamo i nostri laboratori, e quello di fisica dei beni culturali è un laboratorio in cui le nostre colleghe fanno una ricerca che cerca di rispondere a domande particolari applicando metodi di, insomma, abbastanza avanzati di spettroscopia, per capire ad esempio come vengono fatti alcuni manufatti, insomma robe di beni culturali fatte così. Questi laboratori sono ovviamente accessibili a visite, e probabilmente, penso che quasi sicuramente, le nostre colleghe stiano preparando anche dei progetti di PCTO per le scuole, per insomma andare anche più in dentro con gli studenti. Diciamo che il PCTO in questo momento è, diciamo, lo strumento che usiamo di più per avvicinare ancora di più gli studenti a noi. Oh, questi sono bravissimi, colleghi bravissimi, che cercano di costruire nuove macchine di calcolo utilizzando i fotoni, la luce, quindi insomma per risolvere problemi computazionali difficili, ovviamente il salto è abbastanza sì, i fotoni sono l'oggetto quantistico per eccellenza, quindi qui si sta cercando di fare in qualche modo insomma, computer quantistici o comunque computazioni utilizzando i fotoni. Vai avanti per favore, aiutami. Ok, poi io collaboro anche con questo tipo di progetti qua, che riguardano fondamentalmente lo studio di rivelatori di monitor per i fasci di radio e adroterapia, cioè non direttamente per i fasci, ma per vedere quanta dose stiamo passando ai pazienti. C'è una linea di ricerca al CREF, non abbiamo laboratori al CREF di questo, su questo settore, perché collaboriamo con, in questo caso, con Sapienza, però sicuramente questa linea di ricerca viene presentata in tutte le occasioni in cui è possibile fare divulgazione. Un esempio è la notte della ricerca, la notte europea dei ricercatori, in cui insomma partecipiamo anche con gli stand su questa linea di ricerca qua. Please, next, thank you. Per quanto riguarda il progetto che stiamo facendo con il professor Organtini, l'idea è quella di far fare una misura agli studenti, facendo capire che cosa significa, io sono un fisico sperimentale, mi dovete perdonare, cosa significa fare una misura, cercare anche la soluzione migliore per fare la misura, ma soprattutto in questo caso, ecco dove entra un po' in gioco la questione delle STEM, quindi questi nuovi metodi didattici, la misura la si fa fare con uno strumento che loro utilizzano tutti i giorni per far tutt'altro. Cioè cercheremo di fare una misura di fisica, in realtà dovrò imparare anch'io a farla, attenzione,
Ma no, voglio, sto alla grande. con il telefonino. Quindi faremo una misura di fisica cercando di fargli usare il loro telefonino. Ovviamente anche questo sarà lo strumento che stiamo utilizzando, che insomma è uno dei più semplici per arrivare alle scuole, è quello di fare questi progetti insomma di PCTO, che sono l'ex alternanza scuola-lavoro, in cui le scuole si aggregano a queste linee di ricerca e poi insomma facciamo delle misure. Io direi che mi sa che ci siamo, se non mi sbaglio. Ok, le conclusioni le potrei leggere, ma insomma sarebbe un po' noioso, direi che le posso lasciare qui. Comunque il punto fondamentale è questo: nel nostro ente di ricerca si fa ricerca multidisciplinare e insomma abbastanza innovativa, anche interdisciplinare, cioè cerchiamo di mescolare un po' le cose, che è qualcosa che è un po' già di per sé l'eredità di Enrico Fermi, ahimè siamo lì, quindi questo facciamo, e abbiamo la missione, insomma, che anche noi ricercatori non ci possiamo accontentare di fare entrare, andare nel nostro laboratorio se abbiamo un laboratorio, andare nel nostro ufficio se abbiamo l'ufficio, rimanere lì e fare il nostro lavoro senza pensare di cercare di arrivare e di trasmettere scienza al di fuori di lì. Diciamo che c'è un vincolo che forse non abbiamo detto alla nostra, alle partecipazioni, cioè uno dice 4.000 in un anno non sono mica tanti, beh intanto abbiamo detto un giorno a settimana. E seconda cosa, noi abbiamo quel piccolo dettaglio che siamo rimasti inglobati all'interno del Ministero dell'Interno, il che rende tutto un po' macchinoso per insomma fare accedere migliaia di persone, è un po' complicato. Cioè, vabbè, io mi sembra aver detto tutto, vi ringrazio molto per l'attenzione e di nuovo per l'invito. Bene, grazie mille per averci dato un'idea di questa intensa attività. E avete domande? Ci sono domande varie. Allora, prima cosa, complimenti per queste belle attività e vi ringrazio diciamo a nome insomma di chi è interessato alla cultura scientifica. Volevo fare un commento e non so se c'è una proposta dietro, perché diciamo, tra i gruppi che fanno molto bene questo ci sono gli inglesi, come sappiamo da sempre, e io sono ancora della vecchia scuola, leggo libri e mi ricordo per esempio c'è un bellissimo libro di Rutherford del 37 che si intitola The New Alchemy, che è ancora facilmente trovabile e ottimo per fare divulgazione, però in pochi ricordiamo che un anno prima del libro di Rutherford, dell'anno della sua scomparsa, Laura Fermi, la moglie di Fermi, e Ginestra Maldi scrissero un libro praticamente con lo stesso titolo, che si intitola L'alchimia dei tempi nostri, che è pressoché introvabile. Io non so chi è che potrebbe riproporre questo libro anche pubblicamente, possibilmente in forma digitalizzata, però penso che sarebbe bellissimo se voi come Centro Fermi poteste fare qualcosa in questo senso. Ma credo che ci sia già un progetto di riedizione, quindi grazie. Saranno le nostre colleghe che se ne occuperanno, quindi questo sì, è importantissimo anche riproporre questi testi che sono come Atomi in famiglia, sempre di Laura Fermi o altri testi, insomma, che danno voce ai protagonisti, raccontano proprio e la anche storia. Molto validi tra i due, sì, non sono sicuro che sia, se sia più bello quello di Rutherford o quello di Ginestra Fermi, e Laura. Personalmente preferisco questo secondo. Sì. Io ho una domanda pragmatico-logistica, avete parlato delle difficoltà di accesso, ho visitato anch'io il Centro Fermi, volevo sapere se avete in progetto di aprire poi da dietro, insomma, in sostanza per evitare tutto il problema del... Allora, vabbè, vado. Dunque, se lei è già stato da noi, ha visto che tutto il nuovo ingresso con l'ascensore è già stato costruito. Il punto è che noi siamo all'interno del perimetro del Viminale, questo non ci toglierebbe da tutta una serie di controlli e problematiche legate al Ministero, quindi o ci nucleiamo, non so, ci mettono sotto una campana di vetro, un muro di cinta, non so... Altrimenti a quel punto però noi non potremo più accedere diciamo alla parte del Viminale, che anche storicamente non è corretto, perché il Colle di Panisperna era nato con l'idea di crearvi una sorta di cittadella delle scienze, tant'è che l'ex istituto di chimica sta fuori, no, nell'ex chiostro.
Quindi poter aprire l'ingresso su Via Balbo, uno, non ci toglierebbe il problema dell'ingresso comunque contingentato, i dati in precedenza, eccetera, e due, proprio ci taglierebbe fuori anche dal contesto storico e politico, culturale, di com'è nata la palazzina di Via Panisperna. Buongiorno, grazie, complimenti. E, volevo fare questa domanda. Io ho visitato alla Sapienza il Museo di Fisica, che in realtà era diviso in due, e vidi, quando ancora il professor Gantini non era responsabile, gli strumenti di Enrico Fermi. Allora la mia curiosità è: quegli strumenti adesso dove sono? Li avete acquisiti voi oppure sono rimasti all'università? No, purtroppo, nel senso, è tutto materiale, tutto di Sapienza, perché quando nel 1936 l'istituto venne trasferito, i laboratori vennero sgomberati e venne tutto portato nella nuova cittadella della nuova università. Però con Sapienza noi abbiamo un rapporto di grande collaborazione, quindi una parte di strumentazione ci è stata prestata, e quindi noi abbiamo alcune teche all'interno del museo dove possono essere osservati e ammirati alcuni degli strumenti originali che poi erano utilizzati a Panisperna. Però è anche vero che il nostro, insomma, venite a trovarci perché è un museo molto particolare, nel senso che io come storico sono d'accordo dell'importanza del reperto storico, dell'oggetto, dello strumento scientifico, ma è un museo che soprattutto racconta una mentalità, un modo di fare ricerca, di fare scienza, e veramente attraverso queste installazioni multimediali interattive è un percorso emozionale che ci porta all'interno proprio, no, della mente di Enrico Fermi. Vediamo cosa si riuscirà a fare in futuro con gli strumenti, se riusciamo piano piano. Approfitto poi. Finisco. E una curiosità, tutte le installazioni o comunque multimediali che voi utilizzate per le visite guidate, come sono state realizzate? Cioè qual è stato e in quanto tempo anche? Cioè, che storie hanno? Beh, la storia di questa, di questa mostra, come dire, è una storia un po' più antica, nel senso che venne istituito un comitato scientifico, un gruppo di lavoro formato da fisici e storici, e all'epoca, insomma, della vecchia presidenza di Luisa Cifarelli, che è stata un po' l'ideatrice di questa mostra, e quindi abbiamo lavorato, dico abbiamo perché io facevo parte di quel comitato scientifico, per un paio di anni, perché c'è stato tutto un lavoro di ricerca negli archivi anche per riportare, insomma, per trovare materiali fotografici, audio, eccetera. Dopodiché per tutta la parte di installazione multimediale ci siamo affidati a una società di Milano, sono un gruppo di ragazzi, di artisti, che lavorano molto fra arte e scienza, si sono formati a Studio Azzurro, per darvi l'idea, con i quali collaboriamo ancora attivamente, perché proprio a inizio luglio abbiamo l'inaugurazione ufficiale, dobbiamo ancora fare, però insomma abbiamo riallestito l'ingresso del museo sempre con il loro aiuto, e quindi ci siamo proprio affidati a dei professionisti. Questo è stato un po' l'iter della creazione della mostra.